Buongiorno a tutti quanti. Sapete, quando ero bambino io, i regali non li portava Babbo Natale. Non arrivavano il 24 di dicembre, ma arrivavano la notte tra il 5 e il 6 gennaio, perché da noi i regali li portava la Befana, l'Epifania. Per chi non è abituato alla cultura italiana, era una vecchia che arrivava su una scopa. Mi ha sempre affascinato da bambino l'idea di come faceva la Befana a portare i regali a tutti i ragazzi del mondo, tutti quanti nella stessa notte, volando su una scuola, tra l'altro. A furia di pensare, come bambino era arrivato a una mia spiegazione che a me sembrava abbastanza logica. In pratica pensavo che la Befana era capace di fermare la rotazione del mondo. Chiaramente, se fermava la rotazione del mondo, il tempo si fermava. Per cui, se il tempo si fermava, lei aveva tutto il tempo di portare i regali ai bambini tutto quanto il mondo, dopodiché rimetteva in moto la rotazione. E questo spiegava anche il fatto, secondo me, secondo il mio bambino, del perché dovevamo andare a letto e stare fermi. Perché chiaramente, se tutti quanti i bambini del mondo si muovevano, era più difficile fermare il mondo. Perché chiaramente girava, ragazzi, ero bambino, cioè, avevo avuto 5-6 anni, non so da quando ricordo queste cose. E per cui dovevamo stare fermi, e così la Befana poteva fermare il mondo e portare tutti quanti. C'avevo qualche dubbio, perché non capivo perché io dovevo stare fermo mentre papà e mamma facevano due giù per le scale. Ma questa era una cosa che non capivo. Alla fine, non capendo e vedendo che questa mia teoria aveva più di una falla, più di un problema concettuale, ero arrivato al punto di capire che il come succedeva era al di là delle mie capacità di comprendere, non c'era la mia comprensione. L'avrei dovuto accettare per fede, la Befana portava i regali ai bambini, punto e basta. La cosa importante è che la cosa veramente importante, anche se non capivo come faceva la Befana a portare tutti i regali, è che la Befana portava per dare i regali e soprattutto li portava a me. A questo punto siete autorizzati a pensare: Marco, ma che diamine c'entra la Befana con Natale, con la terza domenica d'Avvento? E infatti questa è la terza domenica in cui, la quarta domenica d'Avvento è il terzo messaggio sul Natale che facciamo. Per chi non ha visto le puntate precedenti, le può riascoltare sul podcast o vedere sul video. La prima abbiamo parlato del miracolo del momento giusto, cioè Gesù è venuto nel momento giusto in un mondo che era alla ricerca dal punto di vista spirituale, era un mondo che era più connesso perché i romani avevano fatto strade che collegavano città con città, era un mondo dove si poteva parlare una unica lingua, per cui le persone conoscevano più o meno tutti quanti il latino. Poi la settimana scorsa abbiamo parlato del segno, Gesù è venuto come un segno potente perché le persone, al di là della lingua, della cultura, della nazionalità, potessero capire il segno di Gesù. Questa settimana vogliamo parlare del miracolo del come è venuto Gesù. Ah, io non sapevo come facesse la Befana a portare tutti quanti i regali. Era arrivato a una decisione logica che era logica soltanto per me, e invece c'era una spiegazione molto più logica, che era che la Befana erano papà e mamma e mi volevano bene. Allora, immagina per un attimo solo che tu sei Dio,
qualcuno gli viene molto bene questa cosa, perché immaginano, ma molte persone che conosciamo pensano di essere Dio perché capiscono tutto loro, credono di esserlo, tutto quanto deve ruotare attorno a noi, ma sicuramente nessuna di persona del genere è seduta qua in questo momento, vero? Allora, se tu fossi Dio, se tu fossi il creatore della terra e devi mandare tuo figlio, come faresti a rovare tuo figlio nel modo migliore? Se io fossi Dio, per esempio, io qualche ideuzza ce l'avrei avuta, per esempio mandare una navicella intergalattica, cioè, per esempio tipo Star Trek, quelle grandi che scendono giù, oppure farlo spuntare tramite un'eruzione di una nuova isola dove nasce una nuova isola e al centro della isola nasce un meraviglioso giardino al cui centro c'è mio figlio. Oppure un asteroide che si avvicina velocemente alla Terra, scende giù una luce e manda tuo figlio. Insomma, qualche cosa che si vede che io sono Dio. Io sono Dio, per cui faccio quello che mi pare. Mi dà la prima slide. Sapete, i modi, il come di Dio non sono i nostri, non sono assolutamente nostri. Parte del miracolo del Natale è che il come è differente, i metodi di Dio vanno oltre le nostre capacità di immaginare, oltre la nostra comprensione. Paolo diceva così in Romani 11:33. Mi è piaciuta questa parafrasi della Bibbia che si chiama Bibbia della Gioia. E Romani 11:33 dice così: che Dio meraviglioso abbiamo, com'è immensa la sua ricchezza, com'è grande la sua saggezza e la sua sapienza. Per noi è impossibile capire i suoi metodi e le sue decisioni. Paolo afferma una cosa molto semplice in questo versetto: non cercare di capire i metodi di Dio, non cercare di comprendere i come di Dio, perché sono immensamente differenti e immensamente migliori dei nostri come. Non lo fai in una maniera, ma Dio lo fa in una maniera nettamente migliore. Gesù, com'è venuto al mondo Gesù? Con una nave intergalattica? Con un'eruzione? Con un meteorite? Gesù è venuto al mondo come un bambino debole e indifeso. Né io né te avremmo pensato a una cosa del genere. Dio ha scelto di nascere da genitori che erano degli umili genitori. Non è nato in un palazzo, ma è nato in una stalla. È nato da genitori che, da una coppia che, anche se avevano dei cuori puri, non erano importanti per la società dell'epoca. Nessuno conosceva Giuseppe e Maria. Non avevano un rapporto con il mondo che dicesse: oh, quelli sono importanti, sono conosciuti in tutto quanto il Medio Oriente. Chi conosceva Giuseppe e Maria? Nessuno. Non erano delle star di Hollywood, come potremmo pensare adesso. Erano dei semplici, ordinari, oscuri personaggi. Eppure Dio ha scelto loro. Io e te non l'avremmo scelti, assolutamente. Non è il come che io avrei scelto, ma io sono io, per fortuna Dio è Dio. Isaia dice così al capitolo 55, versetti 8 e 9. Qui è Dio che parla: infatti i miei pensieri non sono come i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. I come e Dio sono completamente differenti, e non dovrebbe stupirci, perché se ci pensate, se avete letto la Bibbia, i come ha fatto Dio, come Dio è intervenuto all'interno della società per cambiare il mondo, sono nettamente differenti. Partiamo da lontano. Abramo stava ad Ur. Ur dei Caldei era una città all'epoca grandissima, tipo New York o Londra. Era una città piena di persone. Se fossi stato io avessi voluto creare un mio popolo, avrei tenuto Abramo a Ur dei Caldei, perché ci sono tante persone, chissà con quante persone avrà contatto,
allora quello è il posto giusto. E invece il come di Dio ad Abramo è dire: Abramo, lascia tutto, Abramo, vai via. Signore, dove mi mandi? Abramo, non ti preoccupare, io non te lo dico, te lo dirò più avanti. Io e te non avremmo mica scelto Giuseppe, Giuseppe d'Egitto, vi ricordate? Giuseppe era il più piccolo dei figli di Giacobbe e anche uno bello presuntuoso, non è che fosse tanto bravo, ma tramite Giuseppe Dio ha salvato una nazione intera dalla carestia, perché Giuseppe era in Egitto quando c'è stata la carestia in Israele e tutti quanti il popolo si è spostato in Egitto. Io e te non avremmo scelto neppure Israele come popolo per essere il nostro popolo prediletto. Israele era un popolo di pecorari, era un popolo di persone dedite alla pastorizia, nemmeno molto acculturate, eppure ti ha scelto quello. Io e te non avremmo neppure scelto Davide come re, e nemmeno Samuele. Difatti, quando Samuele andò dal padre di Davide, il Signore gli aveva detto: vai perché lì troverai il re di Israele, tu lo ungerai. Il padre di Davide gli ha fatto passare davanti tutti quanti, sai, gli ha fatto passare davanti tutti quanti i figli più belli, più alti, più grossi. Infatti Samuele tutte le volte diceva: allora sarà questo, dice, il Signore diceva: no, non è questo. Allora sarà questo, no, non è questo. Alla fine ha scelto il più piccolo, il più giovane, il più inesperto. Io e te non abbiamo scelto, Dio sì. Io e te non abbiamo scelto neppure Betlemme, che è un punto sul panorama di Israele, una città piccola, di nessuna significanza. L'avremmo fatto nascere probabilmente a Gerusalemme o in un'altra città importante. Che cos'è che lega tutti questi come differenti? Che cos'è che li lega insieme? C'è un minimo comune denominatore. E la prossima. I come di Dio portano gloria a lui, portano gloria a Dio, non portano gloria all'uomo. I come di Dio non sono quelli ovvi, non sono gli ovvi come, quello dove c'è la probabilità al 99,9% che venga bene una cosa, ma anzi il contrario, i come di Dio sono quelli dove le probabilità che venga bene la cosa sono lo 0%, a meno che non interviene la potenza di Dio, a meno che non interviene il volere di Dio. Più e più volte Dio ha scelto gente completamente ordinaria, completamente normale, attraverso la quale fare le sue opere che erano straordinarie. Perché? Perché una persona normale, anzi meno di normale, qualche volta a persone storpie, qualche volta a persone che non erano capaci nemmeno di parlare, ma ha fatto cose grandi perché la gloria aspettasse a lui e non a loro. Gesù nasce lontano da casa di mamma e papà, mamma e papà abitavano a Nazareth e lui nasce a Betlemme. Gesù nasce in una stalla, non in un albergo, non in un albergo, non in una sala parto, ma in una stalla in mezzo alla paglia. Gesù nasce e viene avvolto probabilmente in strappi di tela che hanno trovato lì intorno, perché non c'erano le fasce bollite con cui avvolgere il bambino. Questo è il come Dio, questo è il come io e te non avremmo mai pensato di far nascere Dio. E la prossima. Il come di Dio includono anche me e te. Dio nasce così, Gesù nasce così. Nasce in un posto strano. E come viene annunciato? Se tu sei padre, se tu sei madre, come hai annunciato la nascita dei tuoi figli? Hai fatto dei bigliettini? Hai fatto dei messaggi, un SMS, un WhatsApp, un Messenger? Hai creato una pagina di Facebook per dire: oh, è nato! A chi lo hai detto? Alle persone più importanti, a quelle che tu avevi più contatto, con gli amici. Lo hai detto magari al sindaco del comune, a
al presidente della regione, a qualcuno che conosci che è importante, a quello lo hai detto, a chi hai mandato. Non è questo il come di Dio. Non è questo il come di Dio. Dio non annuncia, la nascita di Gesù ai re, ai potenti e nemmeno ai capi, ai sacerdoti dell'epoca che c'erano in Israele. Dio chi manda? Manda degli angeli ad annunciare la nascita a chi? Ai pastori. È come se tu fossi pastori che non conoscevano nemmeno Giuseppe e Maria. È come se tu dovessi annunciare la nascita di tuo figlio alla fabbrica dove lavora Simone. Simone lavora in una fabbrica a Civita Castellana dove fanno cessi e piatti d'occia. Tu arrivi lì dentro alla fabbrica dei cessi e dei piatti d'occia e dici: oh, mi è nato un bambino, mi è nato un bimbo. Dio non annuncia agli amici o ai potenti, ma lo annuncia agli sconosciuti e ai deboli. Se noi fossimo vissuti nel 2018 anni fa nei pressi di Betlemme e Dio gli avesse annunciato la nascita di Dio a re e potenti sacerdoti, noi non avremmo cambiato vita, perché non avremmo saputo che era nato il Salvatore. Ma visto che Dio l'aveva annunciato ai pastori, agli umili, se noi fossimo stati a Betlemme all'epoca, noi avremmo ricevuto il messaggio. È la stessa cosa che succede adesso. Quando viene annunciato che Gesù è nato a Natale, poi lo sappiamo che non è nato il 25, è una data convenzionale, Dio lo sta dicendo a noi, lo sta dicendo a tutti, non lo dice ai potenti. Il come di Dio è fatto in un altro modo. A partire dai poveri lo annuncia. Perché sapete, non annuncia a Pilato, a Erode o a Caifa. Se fossi stato io, se io fossi stato Dio, la mia natura umana sarebbe stata quella di annunciarla ai potenti. Se fossi stato vivo, se fossi stato Dio io, quando fossi stato resuscitato, non sarei comparso soltanto a un gruppo di donne per primo, ma la prima cosa che avrei fatto sarei andato da Ponzio Pilato, da Caifa, da Erode, quando ti dice: oh, tanto sono vivo, una bella pernacchia ti faccio. E invece no, lui si è presentato a delle persone umili, a delle donne, invece è andato alle persone che contavano meno in quel momento. Quando è risuscitato, lui è andato da persone che erano scappate. Perché? Perché erano spaventate di essere messi in croce come Gesù, di essere flagellati come Gesù. È andato da persone che lo avevano rinnegato davanti a tutti, Pietro. È andato per prima cosa da persone che avevano dubitato dicendo: ah, ma io voglio mettere il dito nei buchi. È andato per dirgli questo. Leggimi. Matteo 28, 19, 20. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. È andato da queste persone per dirgli: ok, adesso tocca a voi. Io sono venuto, vi ho insegnato tutte quante queste cose, adesso tocca a voi. Andate. Il miracolo del come è proprio questo: fare quello che nessuno potrebbe aver mai fatto attraverso degli strumenti deboli, degli strumenti che nessuno vorrebbe utilizzare. Quegli strumenti siamo io e te. Paolo lo mette in questi termini, prima Corinzi 1:26-29. Esaminate un po' voi stessi, fratelli. Pochi di voi erano sapienti dal punto di vista umano, pochi i potenti, pochi quelli provenienti da famiglie importanti, ma Dio ha scelto le cose che il mondo considera pazze o da scartare proprio per coprire di vergogna quelli che il mondo considera sapienti. Ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare e screditare le forti. Il Signore ha scelto le cose umili, quelle che il mondo disprezza e che non tiene in alcun conto, per ridurre a niente quelle che il mondo considera importanti, così che nessuno può vantarsi davanti a Dio.
E se nessuno può vantarsi davanti a Dio, se io non posso vantarmi davanti al mondo, se io non posso attribuirmi il merito di quello che faccio, se non è mio il merito, allora il merito è di Dio. Allora la gloria è a Dio. I metodi che Dio usa, sapete, non sono cambiati. Non sono rimasti, non è che agiva così soltanto a Betlemme, ma usa ancora delle persone completamente ordinarie, dei metodi completamente ordinari per fare le sue opere straordinarie. Le nostre capacità non sono importanti, non prende le persone che sono capaci, anzi prende quelle che sono più incapaci, per dimostrare che tramite il suo potere una persona è capace, non perché è bravo, ma perché è Dio che lo fa. Il nostro atteggiamento, quello sì è importante, non solo le nostre capacità, ma il nostro atteggiamento, la nostra disponibilità ad essere usato da Dio, quella è importante. E è importante anche la tua capacità di essere usata da Dio durante il Natale, per testimoniare quello in cui credi. Dio ci ha lasciato il compito di annunciare che Lui è nato da noi per portare perdono, per portare salvezza, per portare gioia. Quello che chiamiamo la lieta novella, questa è la lieta novella. Quelle cose che gli angeli annunciarono ai pastori, lo cantiamo anche nei cori di chiesa, nei gospel che faremo, il 26 lo canterete voi che fate la corale Santa Margherita, non so se canterete anche, vi porto un lieto annuncio, un canto inglese che si chiama Great Joy. Spetta a me e a te annunciarlo a Natale, ma non soltanto a Natale, e nel prossimo. I come di Dio ci modellano. Che cosa significa tutto questo per noi? Che cosa significa sapere che Dio usa delle persone umili, che i suoi come sono differenti? Significa che se accetto Dio, se accetto i suoi come, tutte le cose andranno bene? Che se mi metto a disposizione di Dio tutte quante le cose mi andranno bene, vivrò una vita ricca, agiata, senza malattie, tutte le persone avranno quello che intorno a me, non moriranno mai, staranno bene, saranno ricchi? Beh, sapete che c'è? La storia di Maria ci dice l'esatto contrario, completamente il contrario. Lui fu lei stessa a chiedere un come, Luca 1,34. Maria disse all'angelo: come avverrà questo? L'angelo gli aveva detto: guarda Maria, rimarrà incinta. E lei gli dice molto onestamente: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? Ora, Dio ama tutti alla stessa maniera, tratta tutti allo stesso modo, non ha riguardi personali, però con Maria penso che l'abbia fatto uno strappo alla regola, perché a Maria gli ha detto: Maria, ci sarà lo Spirito Santo che ci pensa. Tu sarai coperta dallo Spirito Santo e rimarrai incinta. Maria, sapendo il come e mettendosi a disposizione, ebbe una vita facile? Assolutamente no! Ha partorito in una stalla invece che in camera sua. Prima ancora ha dovuto sopportare la vergogna di essere incinta e non sposata. Era uno scandalo all'epoca in Israele. Appena partorito ha dovuto prendere e andare in Egitto, perché altrimenti avrebbero ucciso Gesù. E alla fine ha visto morire suo figlio in croce, ha visto il figlio lacerato, ha visto il figlio sanguinante, ha visto il figlio feso, sputato, e era lì sotto la croce mentre moriva. Mettersi a disposizione di Dio, accettare i suoi come, non ti rende una vita facile, mai, non te lo renderà mai. Però sapete che c'è? Maria è una, forse l'unica, delle persone che leggiamo nella Bibbia che ha chiesto un come, ma non ha chiesto perché. Maria non ha chiesto perché. Avrebbe potuto dire all'angelo: ma scusa, ma perché io? Ma io non sono degna. Io sono giovane, piccolo, non sono manco sposata. La Bibbia è piena
di eroi loro malgrado, persone che sono state usate da Dio, ma che hanno continuato a chiedere perché. Perché mandi me che sono balbuziente? Mosè, fidati. Perché mandi me? Io sono troppo giovane. Geremia, fidati. Signore, perché mandi me dai niniviti? Io li odio i niniviti, potessero morire tutti quanti. Giona, fidati. Maria non chiede mai perché, chiede un come, ma non chiede perché. Sapete, Maria serve di scoprire, senza vedere la grande immagine, senza vedere l'immagine del ricamo, vede soltanto il rovescio e un pezzettino di rovescio dell'opera di Dio. Ed è la prossima. Luca 1,38, Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Dio è al lavoro nelle nostre vite, Dio è al lavoro nella tua vita per produrre un bellissimo arazzo, ma la nostra prospettiva è quella di un pezzettino di arazzo dalla parte posteriore, che non la vedi, non possiamo vedere. In questa vita non possiamo vedere il retro dell'immagine intera, ma il fronte non lo possiamo vedere. Sapete, in questa vita l'immagine può sembrare spesso tutta brutta, tutta dolorosa, tutta angoscia, tutta incomprensibile, tutta una gran perdita di tempo, tutta una gran fatica senza nessun reale costrutto. Maria si è lasciata modellare da Dio senza chiedere perché, solamente obbedendo. Luca 1,45. Tu hai creduto che Dio avrebbe fatto ciò che ha promesso. Ecco la ragione per cui ha dato a te questa meravigliosa benedizione. Maria ha creduto senza vedere. Ed ora Maria vede l'immagine intera. Maria vede l'immagine intera. Continua come Maria a fidarti di Dio. Anche se vedi soltanto il rovescio dell'immagine, dall'altra parte c'è un'immagine intera che è quella stupenda dell'amore di Dio, del mondo come sarà, di quando tornerà Gesù, di come Gesù regnerà. Gesù è sceso in terra a Natale perché potesse ritornare a dipingere una cosa perfetta, magari sarà molto più perfetta di questa cosa con le pannocchie. Continua a seguirlo e la tua vita sarà riccamente benedetta. Continua a obbedirgli anche senza chiedere il perché, soprattutto senza chiedere il perché. Il miracolo di Natale è il come Dio usa persone normali come me e te per realizzare i suoi piani, le sue cose straordinarie, per costruire un regno che non avrà mai fine. Il miracolo del come è il Dio che nasce debole per portare potenza nella vita tua, nella vita mia. Spetta a me e a te testimoniare accettando la potenza che Dio ti dà a Natale. Fermiamoci a pregare. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega insieme a me queste cose nel tuo cuore. Grazie Signore che tu sei differente, che i tuoi come sono diversi dai miei. Grazie che tu usi persone normali, persone ordinarie, per fare le tue opere straordinarie. Signore, io durante questo Natale voglio mettere a disposizione la mia vita, la mia testimonianza, senza chiederti perché, senza chiederti come. Usami, dammi la tua potenza,
mandami a testimoniare la lieta novella alle persone che incontro, a testimoniare che Gesù è sceso un Natale di tanti anni fa per portare potenza, per portare pace, per portare una nuova vita. Signore, io voglio vedere quell'immagine completa, perché so che tu stai costruendo anche tramite di me quella razza stupenda che sarà la nuova vita. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore.